Lotta, veniamo a noi, veniamo ai dati di questa pandemia. C'è chi paventa l'ipotesi di una quarta ondata e quindi di nuovo un inizio d'anno faticoso e c'è chi invece sostiene, leggendo i dati, che tutto sommato si va invece verso una frenata. Siamo a quasi il 70% della popolazione vaccinata, quindi forse non raggiungeremo la copertura, l'immunità di gregge, ma quasi. I suoi dati che cosa dicono? Ma guardi, Flavia, fare delle previsioni in questo momento è molto complesso. Abbiamo sicuramente delle ragionevoli certezze. La prima è che l'epidemia in qualche maniera ha risentito in maniera importante della diffusione della variante Delta, che ormai è diventata prevalente, e adesso, guardando al dato nazionale, anche l'indice RT sta scendendo, quindi significa che la diffusione dell'epidemia è in riduzione. L'altro dato interessante è che noi oggi abbiamo poco più di 140.000 casi attualmente positivi. Ma solo, ecco, lo dico tra virgolette perché non sono pochi, poco più di 4.100 pazienti ricoverati in area medica e poco più di 500 in terapia intensiva. Quindi rispetto alle ondate precedenti, a parità di casi attualmente positivi, in ospedale abbiamo molte, molte meno persone. E questo non possiamo che riconoscerlo all'efficacia della campagna vaccinale che ha coperto una buona parte della popolazione. Quali sono gli imprevisti che potrebbero capitare? Intanto abbiamo sicuramente una tallone d'Achille della campagna vaccinale che è costituito dagli oltre 3 milioni e mezzo di over 50 che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino. E il secondo è quella, diciamo, della progressiva perdita della copertura della risposta immunitaria o del fatto che la variante Delta buca alcune persone che si sono già vaccinate. E questo dovrebbe aprire, ma ancora le autorità E quindi regolatorie, questo come ci porta a sappiamo, due non ci sono. domande. Ci porta a due domande. Una, lei metterebbe l'obbligo vaccinale? Ma l'obbligo vaccinale sicuramente è uno di quegli aspetti che quando tutte le strategie utilizzate, ricordo ne abbiamo usate oggi tre, la prenotazione volontaria, la chiamata attiva che non è stata peraltro applicata in tutte le regioni e la spinta gentile del Green Pass, non si riesce a ottenere una copertura ottimale, soprattutto in alcune categorie, ecco, quella degli over 50 in questo momento, come dicevo, rappresenta un po' il tallone d'Achille. È evidente che è una discussione che deve essere affrontata in Parlamento e pur riguardare alcune specifiche categorie, in particolare quelle che sono a diretto contatto con il pubblico, perché altrimenti si crea un po' una sorta, come posso dire, di contraddizione tra l'obbligo all'uso del Green Pass e la Quindi non obbligo. un Non obbligo temperato, diciamo, lei sì. sarebbe per un obbligo temperato. E la seconda Diciamo domanda. che per chi. Sì. Sì, no, volevo finire il pensiero, dico, perché altrimenti c'è una sorta di contraddizione tra quello che è l'obbligo del Green Pass per chi frequenta, diciamo, un locale pubblico e il mancato obbligo di vaccinazione per chi lo gestisce. Quindi Cioè, questo, diciamo, è un beh, problema questo che abbiamo infatti. sollevato. E l'altra La seconda questione domanda. invece, dicevamo, invece riguarda la copertura dei vaccini per la variante Delta, tant'è che leggevo oggi che per esempio in Israele ormai non considerano più vaccinato chi ha solo due dosi, considereranno Ma vaccinato chi ne farà tre di dosi. allora noi Sarà il dobbiamo nostro considerare due aspetti. destino? Noi dobbiamo considerare due aspetti. Ancora i dati, Israele rappresenta un po' una sorta di laboratorio mondiale per quello che riguarda la vaccinazione, soprattutto col vaccino Pfizer. Ancora l'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, non si è espressa e questo va sottolineato perché qualunque discussione sulla terza dose non può non tenere conto dal fatto che a oggi non è autorizzata né dall'EMA né dall'AIFA. Sarà ragionevolmente certo che la copertura vaccinale comunque è in particolare per il contagio, molto meno in questo momento per la malattia grave, declinerà nel tempo e quindi soprattutto per le persone fragili, gli ultraottantenni, i trapiantati, gli immunodepressi, gli ospiti dell'RSA saranno i primi, tra virgolette, candidati a dover effettuare una terza dose, così come il personale sanitario. Ma in questo momento, diciamo, si è trovata una soluzione di tipo burocratico-organizzativo che è quella dell'estensione del Green Pass a 12 mesi. Che Che a proposito di consente. contraddizioni, come diceva lei prima, è clamorosa, nel senso che no, se non È sono una più scelta. coperto dalla vaccinazione, allungare il Green Pass non è che al virus legge che è stato allungato il Green Pass e quindi non mi colpisce, adesso non vorrei dire.
Eh sì, Flavia, ma è una scelta politica inevitabile, perché se noi pensiamo a tutti gli operatori sanitari che in questo momento, diciamo, si avviano verso, diciamo, il superamento dell'ottavo, del nono, del decimo mese rispetto all'inizio della vaccinazione, ricordo che gli operatori sanitari sono stati vaccinati a inizio anno, è evidente che bisognava trovare una soluzione tampone, sì, con gioco di parole voglio dire, che però non, è voluto. Non è una situazione che mi protegge. Marco Bentivogli, lei si è speso molto in questi giorni.